E siamo arrivati alla serata conclusiva del Festival Terre e Libertà. Questa sera suoneranno gli Assalti Frontali, infatti siamo qui con Luca, militante. Ciao Luca. Ciao Elisa. Innanzitutto, per cominciare, ti faccio una domanda musicale, in particolare sull'ultimo CD Profondo Rosso, e in particolare sulla canzone che sta molto a cuore, Centro Sociale Bruno. Se vuoi raccontarci un po' come nasce il CD e poi quali sono le prospettive un po' future del tour, eccetera. Beh, la canzone dell'Orso Bruno è una delle prime canzoni che abbiamo scritto per questo nuovo CD ed è nata proprio venendo qua un paio d'anni fa, guardando le foto di Yurka, leggendo il libro che ho comprato proprio qua dentro questo centro sociale che si chiama Storia dell'Orso Bruno e altri orsi, mi pare. Tra l'altro è un libro introvabile, molto bello, tutti quelli che mi vedono, che lo leggo, dicono: "No, ma dove l'avete visto?" È nel centro sociale di Trento. E praticamente ho letto questo libro e da questo libro, poi chiaramente da tutta la storia dell'orso che conosco da quando è successo nel 2006, tratto questa canzone che inizialmente era una canzone poi dedicata ai bambini, era il racconto appunto di questo animale che non riusciva più a trovare il suo spazio vitale, quindi è anche un po' una metafora dell'impossibilità di magari di avere uno spazio vitale al di fuori di quelle che sono le regole, l'ordine che ci vuole imporre appunto questo tipo di società. E questo orso che addirittura viene ammazzato nelle montagne dove non si vedeva più un orso da 170 anni, ovviamente. E quindi invece che coccolarlo e volergli bene, creargli appunto lo spazio, si è stato trasformato in un mostro. E fondamentalmente penso che sia una storia, era una storia che si prestava proprio a una canzone che avrebbe potuto fare Fabrizio De André. E per questo appunto ho fatto il rap che poi ho cantato a dei bambini, gli è piaciuto tantissimo, sono messi a piangere, proprio commossi, se la sono parata a memoria. Ma ti dico, ancora oggi, comunque, quando l'ascolto, è una delle canzoni che viene un po' dopo, infatti beh, è la decima, diciamo, del disco, però piace emoziona tantissimo e soprattutto ai bambini ed è una cosa che appunto che mi riempie di gioia questo, la imparano a memoria, la riscrivono tutta quanta, cercano di impararsela. E quindi in tutto sommato appunto penso che sia una canzone, una delle appunto canzoni molto rappresentative di questo disco che si chiama Profondo Rosso e che sta andando benissimo, comunque andiamo, insomma c'è una grande carica intorno a questo disco, nei concerti, c'è un'energia grandissima che si crea. Veramente dentro i live, le presentazioni del disco si creano delle comunità proprio che cantano Profondo Rosso, che cantano Banditi nella sala, che cantano Spugne, che poi fondamentalmente noi abbiamo voluto dedicare a Vittorio Arrigoni, in quanto appunto Spugne rappresenta la canzone di tutti coloro che assorbono tutte le cattiverie, assorbono il malessere di questa società, però malgrado tutto ritirano fuori il positivo e cercano una strada che poi è una strada difficilissima da trovare, che è la strada appunto che se non la facciamo noi non la fa nessuno, è la strada che cercava di fare anche Vittorio Arrigoni. So che ad esempio Spugne è stata messa durante il funerale di Vittorio come colonna sonora, è stata scelta proprio da alcuni parenti stretti quando l'hanno sentita, e l'hanno sentita proprio come una canzone che poteva rappresentare questo momento emotivo e anche i sentimenti, e quindi questo appunto ci ha riempito di commozione proprio, perché poi alla fine la musica che facciamo noi in Assalti Frontali è esattamente una musica che noi facciamo chiaramente, che esprime quelli che sono i nostri sentimenti, i nostri desideri, la nostra rabbia di alcuni momenti storici, ma che chiaramente è rivolta poi alle persone che poi sono la nostra famiglia. Sono le persone che poi che fanno la storia, penso, dentro questo paese, fanno i gesti importanti. In questo momento stiamo vivendo tutti quanti questo battiquorum, aspettando insomma il 50%, ma che sembra a portata di mano, ma che se vuoi sotto alcuni aspetti sembra anche un'avventura bellissima, incredibile, iniziata un anno e mezzo fa, più o meno, veramente da dei pionieri che hanno creduto in questa battaglia, e poi piano piano ci siamo contagiati tutti quanti dalla possibilità di farcela.
e veramente penso che sia una cosa storica che può cambiare tantissime cose, può essere una vittoria appunto sia sull'acqua che sul nucleare, sul legittimo impedimento, ma soprattutto una vittoria di uno spirito nuovo che ci può essere in Italia. È la nostra piazza, Tahir, è la nostra rivolta, la nostra rivoluzione egiziana, la nostra rivoluzione araba, la nostra piazza degli indignados, questo referendum, insomma, sotto tanti aspetti. Che devo dire, penso che sia uno schiaffone al centrodestra, a Berlusconi, ma anche uno schiaffo fortissimo a tutto il centro-sinistra, a tutti i partiti che non avevano mai immaginato che potesse esserci una cosa del genere, tutti i rappresentanti politici che in questo momento si accorgono che l'Italia, che un'alternativa in Italia c'è, e sono loro che non la rappresentano. Un'altra domanda invece rispetto a due parole che caratterizzano il nostro festival, che sono indipendenza e libertà. E per il Centro Sociale Bruno significano molto, perché appunto significano costruzione di alternative dal basso, di ogni giorno, di nuove pratiche di vita, di libertà dal fascismo, dall'omofobia, dal razzismo, dal controllo sociale. Io so che per voi la libertà è tutto, però volevo anche sapere, rispetto appunto a queste due parole, in base alla vostra esperienza, che cosa significano. Ma tante volte ci guardiamo in faccia e ci dobbiamo domandare se siamo veramente liberi, perché tanti di noi poi magari non possono parlare da persone libere, non possono agire da persone libere, perché siamo tutti quanti un po' ricattati, se vuoi economicamente abbiamo, io ad esempio ho tre figli, quindi devo pensare anche a loro. E purtroppo viviamo in una società che tantissimi di noi, questa è poi fondamentalmente la condizione nuova, e pensiamo, sembriamo liberi, ma poi ognuno di noi è un po' prigioniero di tante cose, di tanti vincoli che ci abbiamo, di tanti ricatti lavorativi appunto, ma anche le punizioni e le ritorsioni verso chi poi può parlare liberamente, può agire liberamente, sono di tanti tipi. Oggi in l'Italia è tutta bloccata, se te parli liberamente non hai accesso a, non ascendi appunto, non c'è ascensore sociale per chi è libero, e queste sono cose che purtroppo tanti delle giovani generazioni stanno introiettando. Credo che la cosa più importante che si possa augurare a questo paese, ma anche appunto ai ragazzi, ai giovani, a tutti quanti noi, è poter essere liberi, cioè liberi di fare delle scelte, liberi di scegliere veramente in libertà, cosa che non possiamo in questo momento, perché ognuno di noi sa che se poi dice una cosa viene bloccato. Che ne so, faccio soltanto un esempio stupido, il 1° maggio scorso c'è stata la grande, esempio, c'è stato il grande concertone il 1° maggio, no? San Giovanni, a parte che a noi non ci chiamano proprio mai per la musica che facciamo, però tutti i gruppi che sono andati hanno dovuto firmare una liberatoria in cui dicevano che non potevano, in cui non avrebbero parlato del referendum, e tutti quanti hanno firmato, sì, tutti hanno firmato e hanno accettato di non parlare del referendum, tutti i gruppi, tutti dal primo all'ultimo che sono saliti su quel palco, nessuno ha parlato del referendum. È chiaro che, cioè, di fronte a questa cosa uno pensa che le persone non sono libere. Io in quella salta frontale l'avrebbe fatto, ma evidentemente non siamo stati chiamati lì. Ed è un atteggiamento mentale, che poi è una mancanza di libertà, che soffoca fondamentalmente l'Italia, che non la fa andare avanti. Grazie ai centri sociali, nei centri sociali penso che sia uno dei pochi posti in cui si può parlare liberamente, in cui si può essere liberi. I centri sociali sono veramente uno dei territori liberati, dove si può respirare, si può entrare dentro, si può veramente, ti si apre il cuore, e i centri sociali hanno la grandissima responsabilità di rinnovarsi continuamente dopo 25 anni, perché ormai siamo arrivati appunto a 25 anni dalle prime occupazioni dei centri sociali che facevamo. Almeno io personalmente ho partecipato alla prima occupazione 25 anni fa, quindi comincia a essere tanto, perché fu
A Roma, insomma, c'è cioè, Forte Prenestino, Sesto Quinto, cioè Forte Prenestino, centri sociali che ancora oggi sono di un certo spessore, che adesso insomma ci si torna con i figli, e sono appunto dei luoghi che sono dei beni comuni di tutti quanti, non sono più soltanto il luogo dei ventenni che si prendono un posto per fare i concerti, ma sono il posto, appunto, il luogo comune, il bene comune di tutto il quartiere, che poi a sua volta è di tutta la città. Quindi da questo punto di vista libertà come veramente come spinta di dinamismo, di respiro per tutto il paese, per il bene di tutti quanti, indipendenza come capacità di poter elaborare un pensiero libero, perché poi se non sei indipendente è chiaro che sei sempre un appunto come dicevo prima, purtroppo un ricattato.